terzo appuntamento con la International Water Academy a Popoli Terme, un progetto che nasce dalle giornate di Jazzin e che diventa un cantiere di innovazione in questo borgo abruzzese, dimostrando per l'ennesima volta che è possibile portare l'innovazione lontana dai luoghi comuni, nel vivo del paese e sostanzialmente riuscire a far incontrare le tecnologie più evolute con gli utenti che spesso sono anche lontani da quel mondo e che non riescono ad approfondire queste possibilità. In questa giornata abbiamo avuto la possibilità appunto di avere una serie di esperienze avanzate in termini di tecnologie legate al mondo dell'acqua e una platea di utenti che operano in quel settore che è stata, come dire, aggiornata su quelle tematiche. Un'esperienza che come Fondazione Ampio Raggio, col Comune di Popoli Terme e con GeoSmart Campus vogliamo portare avanti per trasformare questo borgo abruzzese in una capitale dell'acqua, in un luogo di sviluppo, in un hub di valorizzazione della materia prima della nostra vita e attraverso questo creare sviluppo sostenibile, sia verticale sul tema, sia indotto in termini di turismo, in termini di creazione di occupazione e in termini di crescita del territorio stesso. Quindi una delle modalità con le quali approcceremo questo tema, anche nel tema nell'ambito della rigenerazione delle aree interne, è anche quella di andare a individuare queste vocazioni, queste risorse, queste potenzialità per renderle vero livello, vero sistema di valorizzazione del territorio, risorsa naturale e da questo punto di vista elemento di sviluppo sostenibile.